Parliamo oggi dell'autore che un grande storico tedesco, si chiamava Mommsen, definì il più grande poeta in lingua latina. Parliamo di Tito Lucrezio Caro. E il suo poema, Rerum Natura, intitolato nei manoscritti che ce lo tramandano, è in ben 6 libri, sono migliaia e migliaia di esametri, argomento arduo. È un uomo del quale in realtà sappiamo pochissimo, tranne quei frammenti di informazione si possono ricavare dall'opera sua stessa, naturalmente, e in parte da una breve notizia che si trova in un'opera molto tardiva del IV secolo d.C. Lui è vissuto al tempo di Cicerone, quindi nel primo secolo avanti Cristo. E quest'opera è quella di un padre della Chiesa, Girolamo, che è un grande erudito, ha tradotto la Bibbia, ha fatto un sacco di lavori di carattere esegetico e anche di carattere erudito, appunto, cronografico. Un'opera sua si chiama Chronicon e traduce dal greco un'opera simile a questa cronologica di Eusebio di Cesarea. Più vecchio di lui, un mezzo secolo, e ci aggiunge delle informazioni sugli autori latini. La notizia che lui ci dà è curiosa. Dice questa breve notizia, Titus Lucretius poeta nascitur, che sembra una banalità, cioè ci fa sapere che è nato, vuol dire che è nato sotto un certo anno. Nel Chronicon si tratta dell'anno 94-93 avanti Cristo. Poi aggiunge, sempre parlando di quest'uomo, qui postea, il quale Lucrezio successivamente, alquanto dopo potremmo dire, l'esser nato, postea amatorio populo per una bevanda, per un filtro amoroso in furorem versus, reso matto. Cum aliquot libros per intervalla insanie conscripsisset, dopo aver composto per intervalla insanie nei momenti di lucidità, di non follia, aliquot libros, quos postea Cicero emendavit, che poi Cicerone pubblicò, bisognerebbe forse tradurre così, propria su se manu interfecit, si suicidò. Anno etatis quadragesimo quarto, nel 44° anno di vita. Allora, questa notiziuola, che è un po' imbarazzante perché intanto scientificamente è difficile ammettere che un filtro faccia impazzire, è altrettanto stravagante pensare che lui componesse un'opera così complessa, bene articolata, fondata su ricerche scientifiche, su una letteratura scientifica precedente. Per intervalla insanie, è un po' singolare. Poi la notizia del suicidio non è controllabile, e molto ci colpisce quella informazione quos postea Cicero emendavit. Quindi è una notizia che mette subito in relazione Cicerone e Lucrezio. Cicerone, ben sappiamo di lui tutto quello che vorremmo e anche quello che non vorremmo, perché ci sono migliaia. Circa un migliaio di lettere sue o a lui indirizzate, quindi la sua vita privata, eccetera. E una di queste lettere, rivolta al fratello, databile con precisione nel febbraio dell'anno 54 avanti Cristo, quindi teniamo presente le date, abbiamo detto 94-93 nasce Lucrezio, nell'anno 54, quindi 40 anni dopo, Cicerone scrive al fratello una letterina non molto affettuosa, i due non avevano rapporti eccellenti, il fratello si è allontanato, è stato presso di lui, è andato via, allora lui gli scrive sostanzialmente per dirgli non ho granché da dirti e al termine di questa lettera abbastanza scipita mette invece un'informazione per noi preziosa ma anche abbastanza angosciante. Ve la dico in latino, ma è un latino accessibilissimo. Lucreti poemata ut scribis,
Ita sunt multis luminibus ingenii, multe tamen artis. Allora, questo sembra il più semplice dei problemi, in realtà crea già subito delle questioni. Come avrete capito, la più immediata, per così dire, è quando lui scrive queste parole, Lucrezio è vivo, se è vissuto 44 anni, è nato nel 94-93, qui siamo nel 54, quindi egli è vivo. Invece molti moderni, sono moltissimi, convinti che queste parole siano scritte dopo la morte di Lucrezio e addirittura sarebbero un giudizio complessivo sull'opera di Lucrezio, dotata di lumina ingenii e anche di multa ars, che Cicerone formulerebbe avendo davanti l'intero poema. E questo forse è il motivo per cui si è creata la notizia, per noi non verificabile, che addirittura Cicerone stesso lo abbia pubblicato, reso, insomma, messo in circolazione. Cosa non inverosimile in realtà, ma purtroppo non documentabile in modo sicuro. E invece la prima osservazione da farsi è che in latino poemata, Lucreti poemata, non vuol dire il poema di Lucrezio, perché non si è mai visto che il termine si usasse al plurale per indicare una singola opera, ancorché composta di 6 libri. Invece è stato dimostrato, è inutile ora andare nei dettagli, che si dice poemata di un certo autore per dire i versi, alcuni versi, molti versi di questo autore. Quindi la situazione concreta alla quale fa riferimento questa lettera è probabilmente la seguente, che cioè Lucrezio fa parte della cerchia di Cicerone, di Attico, del fratello di Cicerone, di Cornelio Nepote, un gruppo, diciamo, di persone collegate tra loro per motivi sia politici sia soprattutto culturali, e dinanzi a questa cerchia ha dato lettura, come si usava fare, a voce alta, di un gruppo di versi, di molti versi, di alcuni versi. E evidentemente il fratello Quinto Cicerone ha scritto qualcosa cui Cicerone replica, perciò dice ut scribis, come tu dici, come giustamente tu affermi, sono i poemata, i versi di Lucrezio, multis luminibus ingenii, quindi dotati di un forte contenuto intellettuale di pensiero, e non di meno tamen anche artisticamente molto validi, multe artis. Tralascio il fatto che molti moderni hanno cominciato a soffrire dicendo ma è strano quel tamen, perché allora non multe artis, no? La tentazione di correggere i testi. In realtà si spiega benissimo questa frase, di Ennio si diceva, del grande Ennio, modello anche di Lucrezio e di Virgilio, che aveva ingenium ma non altrettanta ars. Ecco perché qui il giudizio è molto positivo e Lucrezio invece ha sia l'ingenium che l'ars. Comunque, la situazione vista in questi termini rende a noi più concreta l'immagine di un personaggio che sta dentro una cerchia di letterati, studiosi, politici, alcuni come Attico profondamente legati all'epicureismo, altri come Cicerone ostili, sia pure con molte sfumature, all'epicureismo. Perché insisto su questo punto? Poi spiegheremo meglio perché. Insisto perché c'è una fonte della quale non sempre si parla, e cioè la vita di Attico scritta da Cornelio Nepote. Cornelio Nepote ha scritto un repertorio di biografie, alcune soltanto ci sono giunte, quella di Attico è importantissima, è molto ampia, e lì fra l'altro dice che di un certo personaggio si può affermare che era un ottimo poeta, anzi il migliore, post Catulli Lucretique mortem. Quindi Cornelio Nepote, che è il biografo di Attico, devoto amico sia di Cicerone che di Attico, frequentatore del loro ambiente,
forse addirittura biografo di Cicerone, ha l'idea che Lucrezio e Catullo siano i massimi poeti del tempo loro, siano stati probabilmente, perché quando lui scrive entrambi sono morti, entrambi morti abbastanza giovani in realtà. Allora, l'ambiente, abbiamo detto, che ruota intorno a Cicerone, in questo momento, nell'anno 54, è un politico a riposo, diciamo così. Si dedica molto alla cultura, alla letteratura, perché con il primo triumvirato, con il patto, diciamo così, fra Pompeo, Crasso e Cesare, la politica romana entra in un tunnel nel quale non c'è spazio per personaggi come Cicerone, a meno che non si allineino con i tre dominatori della scena politica. E nell'anno 55 addirittura sono stati consoli insieme Crasso e Pompeo, lo erano stati già nell'anno 70. Cesare è stato console nel 59 e adesso ha un lunghissimo comando in Gallia. Cicerone si dedica allo studio del pensiero, allo studio della filosofia greca, scrive opere di teoria retorica, c'è una grande fioritura di sue opere in questo periodo, e tra le altre opere in cui viene messo in discussione il pensiero di Epicuro. Perché insisto su questo punto? Perché il poema lucreziano, abbiamo detto sei libri, ciascuno di 1000-1500 versi, quindi un corpus enorme, è tutto quanto dedicato alla non solo esposizione, ma anche esaltazione del pensiero epicureo, cioè della dottrina atomistica, già di Democrito, e da Epicuro ripresa e arricchita anche con una serie di considerazioni e teorie di carattere etico, opera che noi non abbiamo purtroppo, se non in frammenti e qualche lettera conservatasi dentro le vite dei filosofi di Diogene. 37 libri per i Fuseos, questo era l'opera maggiore di Epicuro, 37 libri. Ora, Lucrezio dice e ripete nei proemi che si trovano all'inizio di ciascun libro, ogni volta c'è un proemio che o è un elogio di Epicuro o è un elogio del pensiero di Epicuro, quindi c'è una intenzione esaltatoria molto forte, dice di calcare le orme, di camminare sulle tracce di Epicuro, si presenta quasi come puro e semplice traduttore. E in realtà ci deve essere anche stato da parte sua un lavoro di traduzione, non necessariamente verbatim, parola per parola, ma dei concetti, tant'è vero che lui poi all'inizio del primo libro dice la difficoltà di creare in latino delle parole nuove che rendano terminologia filosofica greca per la quale la lingua latina non è ancora attrezzata. C'è un caso però in cui noi lo vediamo all'opera, il nostro Lucrezio, come traduttore puro e semplice, direi traduttore poetico, ma traduttore, e cioè il finale del libro sesto, dove viene rievocata per varie centinaia di versi la peste di Atene, la pestilenza che flagellò Atene nel primo anno di guerra, nel 430 a.C., che noi leggiamo in Tucidide, e noi possiamo notare che lui sta traducendo le pagine di Tucidide, mette in esametri la prosa scientifica di Tucidide. Quindi ci possiamo anche chiedere se non abbia fatto per Epicuro la stessa cosa, cioè aver tradotto, ovviamente passando dalla prosa ai versi, pagine del trattato per i Fuseos epicureo. Certo, da 37 libri a 6 libri c'è un taglio drastico, evidente, quindi ha selezionato la parte strettamente
fisica, però anche l'etica, perché il terzo libro, del quale ora diremo qualcosa, il terzo libro è sul contrasto alla paura della morte, che è uno degli elementi su cui particolarmente insiste, riguarda l'etica epicurea. Sappiamo il famoso tetrafarmaco di Epicuro, consistente nel ricordare che la morte non ci riguarda, perché quando c'è la morte noi non ci siamo, e viceversa. O che il dolore o è durevole ma tollerabile, o è forte ma breve. E altre formulazioni sintetiche del famoso tetrafarmaco. Quindi l'etica. Non possiamo, perché non abbiamo gli elementi, stabilire in che misura lui ha selezionato il materiale contenuto nel Perifusos di Epicuro. Però possiamo notare qualcosa di specifico, donde l'intitolazione della nostra conversazione odierna, Lucrezio e la Repubblica Imperiale Romana. C'è una insistenza da parte di Lucrezio, sia nel terzo libro che nel quinto, sugli aspetti peggiori, gli aspetti criminali della lotta politica a Roma, con riferimenti che non possono venire da Epicuro. Epicuro vissuto secoli prima, la sua realtà era o quella di Samo o quella di Atene, in periodi in cui un conflitto politico particolarmente acceso non è testimoniato. E poi c'è anche da parte di Epicuro, come sappiamo, una sorta di incitamento a tenersi lontano dalla politica, a non impegnarsi nella politica. No? Attico, l'amico di Cicerone, non ha mai fatto politica, è un epicureo devoto. Invece in Lucrezio c'è questo accanimento forte, molto efficace, nel descrivere l'aspetto criminale della lotta politica romana, in particolare. Delle guerre civili, potremmo dire. C'è un verso famosissimo del libro terzo, il verso 70, dove dice che questi politici in lotta tra loro desiderano fortemente il potere e la ricchezza perché hanno paura della morte. Cioè, la morte talmente li terrorizza che loro la esorcizzano con questo impegno politico aggressivo, criminogeno, che ha come finalità il dominio, il potere, ma al tempo stesso la ricchezza. E lui dice: rem conflant, quindi si impinguano, si arricchiscono, la res è il patrimonio, no? Rem conflant, sanguine civili, con la guerra civile. E ora, se noi guardiamo alle date da cui siamo partiti, no? Quest'uomo nasce nel 94 avanti Cristo, e quindi da adolescente ha già visto la guerra civile mariano-sillana, no? Che ha insanguinato l'Italia e anche la provincia d'Africa a un certo punto, dal 88 all'80, nel 78 finalmente Silla abbricava, ha abbandonato la dittatura, si è ritirato a vita privata. I mariani al potere hanno fatto scempio degli avversari, Silla al potere ha instaurato per la prima volta le proscrizioni, cioè le liste di nemici la cui uccisione merita un premio per chi li uccide. Le famose liste che il secondo triumvirato nell'anno 43 rimetterà in auge in maniera ancora più micidiale. E noi abbiamo anche delle fonti che ci descrivono la dinamica di queste liste di proscrizione, che avevano come bersaglio ovviamente i nemici politici, ma soprattutto quelli in alto socialmente, ricchi, da uccidere, ricevere un premio e confiscarne i beni. Questo è il quadro allucinante della politica romana, diciamo, nel quinquennio all'incirca fra l'85 e l'80 avanti Cristo, quando il nostro uomo è un quattordicenne, quindi un adolescente in grado di intendere e volere, come si suol dire,
chi lui poi fosse, dove si trovasse, eccetera, questo non lo sappiamo. Però ha vissuto, perché quella fu un'esperienza devastante, quel trauma. Ora, se riteniamo che sia vissuto davvero 44 anni, come dice Girolamo in quella notizia che vi ho letto all'inizio, e partiamo dal 94-93, arriviamo al 50-49, cioè arriviamo alla guerra civile cesariana, perlomeno all'inizio di essa, e quindi l'invasione dell'Italia da parte di Cesare dopo il passaggio del Rubicone. Come dire, Lucrezio ha visto probabilmente, se questa data è valida, anche non solo il precipitare della lotta politica romana in anni tremendi come l'anno 52, quando Pompeo è console senza collega, scontri per le strade di Roma, l'uccisione di Clodio, eccetera, ma addirittura gli inizi della guerra civile, la lunghissima guerra civile che poi si concluderà praticamente con l'ammazzamento di Cesare nel marzo del 44. Quindi rem conflant sanguine civili, quel verso micidiale di Lucrezio nel terzo libro, verso 70, rispecchia certamente l'esperienza delle proscrizioni sillane. E probabilmente anche il seguito, perché il seguito, se guardiamo le cose da vicino, è stato tutt'altro che lieve, no? Abbiamo ricordato prima la creazione del triumvirato Cesare Pompeo Crasso nell'anno 60, un patto privato peraltro, patto privato e quindi tanto più illegale rispetto ai poteri legittimi della Repubblica. Nell'anno 59, su designazione potremmo dire già fatta a tavolino preventivamente dei consoli dell'anno seguente, Cesare diventa console, e l'anno del consolato di Cesare, cioè l'anno 59, è un anno tremendo di conflitto costante con l'altro console, Bibulo, il quale addirittura dichiara illegale tutte le decisioni e le leggi che Cesare promulga. I conflitti degenerano abbastanza tragicamente e, come ho prima ricordato, addirittura l'anno 52 è un anno di pre-guerra civile sostanzialmente, no? Ma non basta, perché come abbiamo ricordato, nell'anno 55 Pompeo e Crasso sono da capo consoli, si è rinnovato l'anno prima il patto triumvirale, Crasso parte nel 54 per la guerra contro i parti, Cesare ha rinnovato il comando in Gallia, guerra lunghissima, guerra micidiale, con centinaia di migliaia di morti da parte dei Galli, dei Germani, una strage. E Pompeo è talmente preoccupato che, pur avendo il governo della Spagna, non va nella sua provincia, resta a Roma con il pretesto che si deve occupare dei rifornimenti di grano. Siamo nell'anno 54. Insomma, se si considerano questi anni della maturità di Lucrezio, sono anni di conflitto atroce. Chiarisco, giusto perché la precisione lessicale è necessaria sempre, perché ho detto Repubblica Imperiale Romana. Non è una novità, ho adottato un termine che viene ormai usato correntemente, perché la distinzione Repubblica-Impero, che diciamo volgarmente ancora si pratica, è un po' imprecisa e inadatta, non fa capire la realtà concreta, perché l'impero, in quanto dominio di un'area mediterranea sempre più grande, preesiste alla nascita del Principato, di cui Augusto è stato in certo senso l'architetto, ma l'ordinamento repubblicano, l'ordinamento della Repubblica aristocratica con le sue elezioni annuali dei massimi magistrati, eccetera, continua a funzionare, e quindi la Repubblica è al tempo stesso una libera respubblica, per modo di dire, che domina un'area grandissima attraverso il sistema delle promagistrature, della suddivisione delle aree in province. Ogni promagistrato governa una provincia per un anno, per lo più dopo aver esercitato la sua magistratura l'anno precedente.
Questo meccanismo, quindi credo sia chiaro cosa vuol dire Repubblica Imperiale, ha accentuato la ferocia della lotta politica, per cui è importante non soltanto conquistare le cariche per via elettorale, e le elezioni sono truccate in maniera aberrante, no? E basti dire che nell'anno 60 si decide che Cesare deve essere console e Cesare viene eletto console, delle elezioni pilotate, potremmo dire. Ma non è soltanto importante conquistare le massime cariche, e chi raggiunge la pretura già è molto in alto nella scala sociale, e il massimo è il consolato. Ricordiamo, tra parentesi, che se in una famiglia, in una gens, c'è o c'è stato un console, i discendenti di costui sono nobiles, si diventa nobiles grazie alla conquista del consolato. Cicerone è homo novus perché è lui il primo nella sua famiglia a diventare console. Ma accanto alla conquista delle cariche più importanti c'è la seconda tappa, diciamo il secondo tempo, e cioè il governo provinciale. Il governo provinciale che spesso è una rapina ai danni dei sudditi per rifarsi delle spese elettorali, no? Ci si indebita fino alla cima dei capelli per conquistare la pretura, anche la edilità, volendo, poi la pretura, poi il consolato, e poi ci si rifà in provincia. Per cui i tipici processi che si celebrano come corollario della vita politica romana repubblicana sono de ambitu, cioè per corruzione elettorale, se è sfacciata questa pratica nel corso della campagna elettorale. De repetundis, per chi in provincia ha sfacciatamente rapinato con sistemi vessatori i sudditi, e quindi alcune realtà provinciali riescono a mettere insieme una denuncia contro il governatore in carica, che è appena uscito di carica, e quest'uomo viene processato dinanzi a tribunali romani. Quindi sono le due facce, diciamo, della Repubblica Imperiale Romana: de ambitu, corruzione elettorale, de repetundis, rapina in provincia. Nel caso nostro, tutto questo discorso non è generico, ma ritorna su Lucrezio, perché abbiamo detto di lui questa accentuata polemica contro questa realtà politica criminogena. Direi addirittura un altro passo famoso, sempre nel terzo libro, al verso 970 e seguenti, dove lui dice che il potere di fatto non esiste, cioè è un fantasma. Quindi c'è addirittura un disprezzo per questa ricerca della potenza politica da parte del personale dominante, no? Le varie grandi e meno grandi famiglie vivono di politica sostanzialmente. Bene, eppure il poema è dedicato, già nell'inno a Venere che si legge all'inizio del primo libro, è dedicato a un personaggio curioso, un personaggio estremamente discutibile, potremmo dire, Caio Memmio, della gens Memmia, che è una gens di origine plebea. Dunque, sono nobili? Ma forse sì, nel senso che nella carriera di suoi antenati, di questo Memmio, c'è qualche pretore, quindi hanno raggiunto il penultimo gradino della scala del cursus honorum, no? E Memmio medesimo è un signore del quale possiamo dire con qualche sicurezza che è quasi un coetaneo di Lucrezio. Perché? Perché sicuramente è stato pretore nell'anno 58 avanti Cristo, e quindi al più lo possiamo far nascere nel 98, cioè 40 anni, ma forse anche meno di 40 anni per raggiungere la pretura. Quindi se non è nato nel 98 sarà nato nel 95, Lucrezio nel 94, quindi sono coetanei. Cicerone è più vecchio, è nato nel 106 avanti Cristo, Cesare è nato nel 100 avanti Cristo. Questi sono degli anni 90.
Memmio, sappiamo molto di lui grazie all'epistolario di Cicerone e sappiamo cose tremende, a parte il fatto che si è infilato nella famiglia di Silla sposando la figlia Fausta, che non era un modello di virtù. L'ha sposata quando questa donna aveva 15-16 anni, ma come dire, ha avuto una sua vita privata turbolenta e notoria, nella quale si infilò anche Sallustio a un certo momento, il male gliene incolse. Memmio, per parte sua, ha avuto altra sua vicenda privata che ha colpito direttamente due potentissimi personaggi, i due Lucullo, nemici entrambi di Pompeo, per cui per un certo tempo Memmio si è appoggiato a Pompeo, nemico di Lucullo. Pompeo ha celebrato il suo trionfo sull'Asia nell'anno 61 in rivalità contro Lucullo, che era poi stato il vero vincitore contro Mitridate. Bene, e dopo questa conquista della pretura nell'anno 58, quindi ha fatto la campagna elettorale nell'anno 59, dobbiamo pensare, per essere eletto per l'anno seguente, cioè durante il consolato di Cesare. È chiaro quindi che era persona gradita ai triumviri, il bravo Memmio, se no non riusciva pretore. Subito dopo va nel governo provinciale, va in Bitinia. Bitinia e Ponto, quindi sul Mar Nero, penisola anatolica, il nord della penisola anatolica. E cosa sappiamo di questo governo provinciale? Sappiamo il peggio possibile da un personaggio noto di solito per la sua vita amorosa, ma importante in realtà per quello che dice della politica contemporanea, e cioè Catullo, Valerio Catullo, in due componimenti suoi, il decimo e il ventottesimo del canzoniere, come viene chiamato un po' comicamente, pensando a Petrarca. In questi due componimenti, il decimo e il ventottesimo, Catullo parla del governo provinciale di Memmio perché? Perché lui, un giovanotto, e il suo amico, anche lui poeta, Elvio Cinna, sono andati al seguito di Memmio in provincia. Come mai? Ma Memmio aveva molte pretese letterarie, poeta erotico, oratore bravissimo. E quindi amava circondarsi di poeti più o meno suoi coetanei o anche più giovani. Solo che Catullo testimonia che questo individuo si è arricchito in maniera strepitosa, ma nulla è toccato a questi giovani al suo seguito, e si lamenta di questo fatto, il che anche un po' rispecchia la mentalità dell'intelligenzia romana, cioè per loro non è grave vessare i provinciali. È grave se il promagistrato è stato così egoista da arricchirsi lui soltanto e non concedere nulla al suo seguito, che è un seguito spesso abbastanza ampio. Memmio si è portato dietro due poeti, altri si portano invece dei legati, cioè delle persone cui delegare una serie di compiti. Questo è normale, diciamo, una sorta, una course, come una coorte, come la chiama Catullo medesimo, e quindi questo squarcio di informazione che ci arriva da una fonte imprevedibile, cioè le poesie abbastanza nevrotiche di Catullo, ci aiuta a capire che tipo di promagistrato è stato costui. Rientrato, bravo Memmio, come ovvio, perché ha già conquistato la pretura, è diventato poi promagistrato, quindi propretore, punta al consolato, si presenta al consolato nell'anno 54, in vista del 53, cioè si fanno, la campagna elettorale si vota nel 54 per entrare in carica il 1 gennaio dell'anno seguente. Durante questa campagna elettorale particolarmente scandalosa, un processo de ambitu colpisce e raggiunge Memmio, un processo talmente
per lui insostenibile, che preferisce scapparsene ad Atene. Lui è molto ricco, ad Atene ha terre, fra l'altro un terreno sul quale c'era i ruderi della casa di Epicuro, che almeno si riteneva che fossero i ruderi della casa di Epicuro. E di lui poi sappiamo ben poco, abbiamo due lettere di Cicerone indirizzate a lui quando sta ad Atene. Non sappiamo come si è trovato, come si è schierato nella guerra civile cesariana, quindi nel 49, ma non è vissuto molto oltre, comunque si perdono le sue tracce. In sostanza scompare dalla politica romana per il processo micidiale dell'anno 54. E allora, in che modo Lucrezio gli si rivolge in questo proemio? E gli si rivolge in una maniera imbarazzante per un lettore, diciamo così, equanime. A parte così il tono enfatico, per cui al verso 26, per esempio, del proemio lo chiama Memmiades, Memmiade nostro. Ora, la prima parola del proemio è Eneadum genetrix, no? Venere, cui si rivolge perché divinità ispiratrice, diciamo così, rappresenta la generazione fisica, e quindi un poema fisico nasce sotto il segno di una divinità. Questo ha dato qualche disagio ai moderni, hanno detto: ma come mai un epicureo pensa che Venere, che una dea, possa intervenire nelle cose umane? Gli epicurei ritengono il contrario, ma queste sono un po' osservazioni scolastiche prive di senso. È chiaro che è una metafora, una gigantesca metafora, che fa ricorso ad una figura, quella appunto di Venere, presentissima nella cultura romana, anche politica, no? Cesare pretende di discendere da Venere tramite Enea, Iulo, la gens Iulia. Cesare era anche lui simpatizzante per l'epicureismo, ma ci teneva questa discendenza da Venere. Pompeo ritenne Venere la divinità sua protettrice, idem Memmio. Quindi la mescolanza, diciamo così, tra culto tradizionale e prassi politica è normale, e quindi anche prassi poetica. Allora, Memmiade, che Eneadum Memmiade, come dire, nobilitare al massimo con un termine epico il fatto che quest'uomo appartiene alla gens Memmia. Ma addirittura nel seguito del proemio, che occupa i primi 43 versi del primo libro, quando si conclude, diciamo, la preghiera rivolta a Venere, si chiede a Venere di proteggere il poeta, cioè Lucrezio medesimo, che sta componendo versi molto impegnativi perché deve pangere, diffondere pensieri complessi, quelli appunto della filosofia epicurea. Pensieri che sono non soltanto di carattere, diciamo così, etico, ma tecnicamente scientifici, molto analitici nel descrivere fenomeni complicatissimi. Venere protegga dunque il poeta e protegga Memmio, perché, dice Lucrezio, concludendo questo suo proemio, nel tempo terribile della nostra città, patriai tempore iniquo, e quindi deve essere un momento politico particolarmente grave, se si può definire così, Memmio, che tu, Venere, hai ornato di ogni bene, di ogni grandezza, di ogni pregio, cosa abbastanza problematica da far corrispondere alla realtà, non può desse venir meno comuni saluti, alla salute pubblica. E allora siamo dinanzi non soltanto alla esaltazione iperbolica, servile, potremmo dire, di un personaggio estremamente discutibile, fra l'altro neanche tanto ben visto nell'elite romana, se pensiamo al suo andare su e giù di alleanza ora con l'uno ora con l'altro, e se pensiamo anche
no, a parte le sue vicende private con le due mogli dei due Luculli, eccetera, ma questo diciamo non ci deve turbare troppo, ma anche Cicerone gli parla con fastidio. La lettera, la prima lettera del tredicesimo libro delle Familiari è indirizzata a Memmio e gli chiede con molta circospezione di evitare di distruggere i ruderi della casa di Epicuro ad Atene, perché questi scocciatori di epicurei lo stanno tormentando, perché lui intervenga. Però è un tono molto distaccato, insomma, quindi Memmio non è un personaggio che l'elite romana gradisca o metta in posizione di vertice. Alla fine viene travolto addirittura, come abbiamo appena detto. Quindi ci si chiede, uno, come mai Lucrezio ha questo atteggiamento iperdeferente, servile, dice Cyril Bailey ha scritto un commento a Lucrezio fondamentale all'inizio del Novecento, e con molto garbo britannico dice che è leggermente servile il tono con cui Lucrezio si rivolge a Memmio. Leggermente è eufemistico, perché è fin troppo servile. E soprattutto nel presentare un ruolo di lui cruciale nella politica romana che non c'è mai stato. Lui non può venir meno, come dire, Roma senza di lui è rovinata e nei guai. In questo momento difficile, patriae tempore iniquo, Memmio è indispensabile per la salvezza comune. Cosa è ovviamente non credibile. Allora, questo ci pone, come dicevo, due questioni. Chi è veramente questo Lucrezio? Cioè, la sua posizione sociale? È un cliente? Certamente, cliens. Direi, perché questo tono non si spiega in nessun modo. Molti hanno glissato su questo aspetto, alcuni lo hanno affrontato dicendo ma in fondo nella poesia, quando c'è un destinatario, il tono è sempre deferente, e si porta l'esempio di Virgilio, la quarta ecloga di Virgilio, la quarta ecloga Apollione per la nascita del figlio. Ma è tutt'altra cosa in realtà. Non perché Virgilio abbia un atteggiamento particolarmente austero, no, è molto deferente verso Pollione, addirittura è convinto che Pollione sia un uomo chiave della politica romana nell'anno 40, e si sbaglia in pieno, perché non è affatto così. Siamo al momento del patto di Brindisi e Pollione è poco più che uno spettatore. Però il tono è diverso. Si esalta il fatto che il figlio, questo neonato, stia a rappresentare l'inizio di una nuova era, di cui poi tutta la teoria medievale della previsione del Cristo dentro la quarta ecloga, insomma, è tutta un'altra vicenda, è anche un altro stile. Invece nel caso del tono smanceroso, ultraservile verso Memmio da parte di Lucrezio, si deve riconoscere che la spiegazione unica possibile, o la più plausibile perlomeno, è quella di un rapporto patronus-cliens. No, patronus è un leader il quale accetta che altri ruotino intorno a lui in funzione clientelare. Poeta, sì, certamente grandi doti, allora Memmio si considera egli stesso un poeta, si circonda di poeti, uno dei quali sappiamo è Catulo, l'altro è Lucrezio, però Lucrezio lui non se lo porta in Bitinia porta gli altri due, quindi evidentemente è in una posizione veramente subalterna. L'altra domanda è quali sono i fatti concreti ai quali si riferisce con quella circostanziata espressione che tanto ha dato da riflettere: patriae tempore iniquo, da un lato, e dall'altro lui indispensabile, non può desse saluti, venir meno alla comune salvezza. E qui si può fare qualche riflessione. Per esempio, molto dipende da quali date noi scegliamo per la vita di quest'uomo. La idea tradizionale è che quando Cicerone ne parla nel 54 lui è già morto,
idea sbagliata, ma comunque molto diffusa, limita molto la possibilità di datare quei riferimenti. Certo, si potrebbe essere un riferimento, ma abbastanza difficile da giustificare, quando lui nell'anno 59 concorre, lui Memmio, per la pretura, e l'anno abbastanza incandescente del consolato di Cesare. Però dire patriae tempore iniquo forse un po' eccessivo. Si potrebbe pensare alla campagna elettorale del 54, cioè quando lui punta al consolato, ed è un anno indubbiamente di grande pericolo, perché c'è stato l'incontro di Lucca, il secondo consolato di Pompeo e Crasso, e i due, diciamo, contraenti insieme con Pompeo del Triumvirato, sono impegnati in due guerre importanti: Crasso contro i Parti nell'anno 54 e Cesare nella prosecuzione sempre più sanguinosa della campagna gallica. Ma basta questo, cioè può essere patriae tempore iniquo, potrebbe essere questo. E allora l'iperbole consiste nel fatto di sostenere che Memmio, in quanto aspira al consolato per l'anno successivo e ora è un candidato in campagna elettorale, è impegnatissimo, senza di lui la comune salvezza della patria sarebbe in pericolo. Indubbiamente il console è la massima magistratura, però non ha nelle due guerre in atto alcuna incombenza, un imperium domi, un imperium, un comando nella città, nella Repubblica Romana, che coincide sostanzialmente dal punto di vista geografico con l'Italia. Quindi, lasciando in sospeso, perché non possiamo avere risposte certe, se uno si deve orientare nel capire a che cosa si sta riferendo quest'uomo nel suo proemio, io tendo a pensare che sia un riferimento alla situazione dell'anno 54 che ho appena descritto, e questo è un elemento in più per confermare che quella lettera ciceroniana che contiene quel grande elogio febbraio 54 dei poemata, dei versi di Lucrezio, è scritta mentre quest'uomo è ancora in vita. Qual è il de quo intorno a questo gigantesco poema? Forse l'immagine che ho cercato di tratteggiare, legata alla concretezza della lotta politica da Lucrezio condannata e considerata con ostilità, a parte Memmio. Qual è l'oggetto centrale intorno alla ricezione di questo poema? Io direi che in due parole, visto che dobbiamo tra un po' porre termine alla nostra conversazione, in due parole il fenomeno che colpisce è che nessuno, a parte quella lettera che vi ho ricordato più volte, cita esplicitamente Lucrezio. Nelle Tusculane Cicerone palesemente polemizza contro il terzo libro lucreziano sul problema del terrore della morte. Lucrezio insiste molto sul terrore della morte come follia degna di persone totalmente ignare di questo principio fondamentale della filosofia epicurea. Le vecchiette hanno paura della morte, ma il saggio non può avere paura della morte. Cicerone polemizza esplicitamente contro questo libro terzo lucreziano, e però non lo nomina mai, non dice mai il nome dell'autore che sta discutendo, mentre in altra circostanza, nel De Finibus per esempio, cita esplicitamente i pensatori il cui pensiero combatte o condivide. Potremmo dire Virgilio ha ripreso, si può dire, la tecnica versificatoria lucreziana, l'esametro lucreziano è la matrice degli esametri virgiliani, e soprattutto Virgilio da giovanotto è stato nella cerchia filo epicurea, facente capo all'entourage del suocero di Cesare, no? Calpurnio Pisone. A un certo punto nelle Georgiche
allude a Lucrezio dicendo Felix qui potuit rerum cognoscere causas, quindi beato colui che pretende di cognoscere causas rerum, che è esattamente l'espressione lucreziana, vi spiegherò causas rerum. Quindi c'è un tocco di polemica, ma non si dice chi è, si dice beato lui che la pensa così, prendendo le distanze, e si potrebbe continuare. Certo, il poema è stato pubblicato, messo in circolazione post mortem, molto probabile, però questa è una veduta, diciamo così, moderna, modernistica. Opere letterarie nel mondo arcaico del primo secolo avanti Cristo e anche dopo circolano parzialmente già durante l'elaborazione stessa dell'opera. Quindi quest'opera circolava, era nota, tant'è vero che questi autori che ho ricordato, Cicerone e Virgilio, la conoscono, vi fanno allusione. Ma c'è un problema, c'è un problema. Per il mondo romano il pensiero epicureo non è un pensiero qualunque, è un pensiero che mette in crisi la compagine sociale. E allora, per capire perché nella veduta dominante nel mondo romano si considera quella filosofia come un pericolo, credo che si possa conclusivamente fare riferimento ad una pagina famosissima di un autore innamorato della realtà romana da prigioniero di guerra quale è stato, e cioè lo storico Polibio, il quale nel sesto libro delle sue storie, che noi abbiamo in estratti molto ampi, famoso sesto libro dove c'è l'elogio della Costituzione mista, Roma, Costituzione perfetta, eccetera, eccetera, dice: ciò che presso gli altri popoli è oggetto di biasimo, cioè la superstizione religiosa, deisidaimonia, ciò che presso gli altri popoli la superstizione è oggetto di biasimo, mantiene la coesione dello Stato romano. Questo elemento è stato introdotto in ogni aspetto della vita privata, no? La superstizione è pubblica dei romani, con ogni espediente, per impressionare l'immaginazione delle masse. Se fosse possibile, dice con ironia nei confronti di Platone in questo caso, dice Polibio, se fosse possibile formare uno stato di soli uomini saggi, cioè la famosa idea platonica della Repubblica, della Callipolis, no? Forse non sarebbe necessario ricorrere a questo mezzo, ma data la irragionevolezza, le passioni violente, la collera delle masse, non rimane altro che tenerle a freno col terrore dell'invisibile, con altre imposture della stessa sorte, dello stesso tipo. Sciocchi e sconsiderati i moderni che cercano di disperdere queste illusioni salvifiche. I moderni che cercano di disperdere le illusioni della superstizione, il timore degli dèi, il timore della morte, eccetera, sono gli epicurei. Ecco perché è una filosofia guardata con la massima ostilità. Fermo restando che grandi personaggi come Cesare hanno avuto, o lo stesso Cassio che poi lo ha ucciso nel marzo del 44, sul piano delle loro convinzioni personali simpatizzavano per l'epicureismo. In questo senso si potrebbe dire che il caso di Cesare è un caso limite. Egli è pontefice massimo, è una carica elettiva, quindi è il più alto esponente della religione di Stato a Roma, Pontifex Maximus, pontefice massimo, eletto nell'anno 64, lo è nell'anno 63, durante la congiura di Catilina, lui è pontefice massimo, oltre che senatore. È epicureo, certo, per difendere i catilinari addirittura escogita un argomento cavato dal pensiero di Epicuro, no? Se li uccidiamo gli facciamo un piacere perché tanto la morte non ci riguarda, invece se li teniamo in galera quella sì che è una punizione, ma intanto gli salviamo la vita, cosa che suscitò l'ironia di suoi contraddittori in Senato. Ecco, il paradosso della politica romana rispetto a questo pensiero è che tu puoi avere anche una inclinazione acuta, vigile verso un pensiero liberatore come quello di Epicuro, però come uomo pubblico
addirittura puoi assumere la più alta carica religiosa dello Stato. Va bene, direi che abbiamo concluso. Allora, qui ci sono delle domande, non so se gliele leggo io, magari è troppo piccolo. Io non ci vedo un bel nulla. Esatto, allora, c'è il liceo italiano Tunisi. È da escludere che Lucrezio fosse ironico nell'indirizzarsi con tono d'elogio a Memmio? Può essere che Lucrezio volutamente non abbia lasciato troppe notizie di sé? Non so se vuoi prendere nota. Quindi, ironico con tono d'elogio a Memmio, di sì. E non abbia lasciato troppe notizie di sé. Poi ancora, leggiamo, le leggo tutte forse o no? Beh, le affrontiamo un po' per volta o tutte insieme? Non so, qual è nello specifico il passo? Quale passo? Forse Polibio, sesto 56. Ah, sesto 56, sì. Esatto, quello rispondono. No, per il momento è questa soltanto. Va bene. Allora, percepito alcune questioni che ovviamente mi paiono molto pertinenti, molto acute e degne di un tentativo di risposta. La più semplice è il luogo di Polibio, sesto libro, capitolo 56, che si può trovare, esiste anche una ottima traduzione italiana di tutto Polibio, nella economicissima collezione della Burr, Rizzoni, Biblioteca Universale Rizzoni, molto ben fatta e anche di basso, di poco prezzo. Veniamo invece alle altre due questioni. Sì, non è la prima volta, qualcuno già ha tentato di dare una spiegazione, per così dire, assolutoria verso Lucrezio per quelle formulazioni estremamente devote, esaltatorie, fino al ridicolo. Escludiamo senz'altro l'idea che stia ironizzando, ma per varie ragioni, la più semplice delle quali è questa: è stato osservato, ed è un indizio molto forte, che cioè la invocazione col vocativo Memmi a Lucrezio si trova nel primo, nel secondo e nel quinto libro soltanto. La spiegazione più semplice di questo fenomeno è stata espressa varie volte, è che i libri 1, 2 e 5 sono stati composti per primi, perché sono tra loro molto coerenti dal punto di vista dello svolgimento del ragionamento. Mentre nei libri terzo, quarto e sesto, Memmio scompare. Non c'è più. La cosa colpisce perché, per esempio, nel quinto libro lui viene invocato 6 volte nell'arco dei 1500 e passa versi. Quindi chiaramente è successo qualche cosa. La spiegazione che viene più naturale è la rovina politica di Memmio, con il processo de ambitu e la fuga in Grecia, ad Atene, ha scoraggiato quest'uomo dal continuare a invocarlo quasi come lettore sublime, come si dice, no? Lettore privilegiato e sublime. Poi direi che lo stile di un poema epico-scientifico è di per sé esclusa la possibilità che si dia tanto spazio in enfasi all'interno dell'inno a Venere che apre il poema al destinatario per prenderlo in giro. Non è pensabile. No, probabilmente una delle ragioni per cui poi non sappiamo praticamente nulla di lui, fino al punto che qualcuno ha pensato che non è mai esistito, no? C'è uno studioso belga che negli anni 50 sostenne che il vero autore del De Rerum Natura sarebbe Attico, l'amico di Cicerone, il quale ha voluto nascondersi dietro un nome, però insomma, è una teoria priva di senso, perché
non si può né documentare né confutare, e quindi non può essere presa in considerazione. Il fatto che non abbia la sua persona lasciato traccia, se non quel cenno di Cornelio Nepote, post Lucreti Catulique Mortem, ben si addice ad un personaggio di estrazione molto modesta, un Cliens, il quale però, come dice Cicerone in quella lettera, quasi stupendosi, non solo ha lumina ingenii, ma anche molta ars, quindi è ammirato, e l'ammirazione tanto più, se vogliamo, si spiega se il sottinteso è che un personaggio come lui è davvero molto strano che abbia tante e così alte qualità. La notizia biografica di Girolamo, io non ho voluto soffermarmi, forse ho fatto male, perché alla fin delle fini è considerata anche dalle persone più prudenti la base per le informazioni su quest'uomo. Voi capite benissimo che quos poste a Cicero emendavit probabilmente è ricavato dalla lettera al fratello Quinto, il secondo libro, lettera numero 9. Quindi è quello che gli studiosi chiamano autoschediasmo, cioè una congettura a partire da un dato che però viene sovrainterpretato. E quindi quos poste a Cicero emendavit rimane così, come una possibilità remota. Il fulcro però di tutta la notizia è il famoso filtro amoroso, cioè una stupidaggine. Il fatto che questo filtro lo fa impazzire, lui ogni tanto si mette a scrivere e poi torna a fare il matto, e nel frattempo produce 7.000 circa esametri complicatissimi, pieni di dottrina. Perché questa idea della follia, il cui coronamento è il suicidio naturalmente? Ma è una creazione del pensiero cristiano sostanzialmente, perché se noi leggiamo i padri della Chiesa, soprattutto Lattanzio, che insiste molto nella sua polemica contro l'epicureismo, troviamo spesso espressioni di questo genere: tutto quello che scrive, che delirat, anzi, Lucrezio, tutte le follie che Lucrezio scrive, que delirat Lucrezius, vengono da Epicuro. Il passaggio da pensiero delirante, perché sgradito alla teologia, alla fede cristiana, dal pensiero delirante alla follia clinica, è un passaggio, diciamo, quasi indolore in una notizia biografica tardiva fondata sul fatto che di quest'uomo si sapeva ben poco. Qualcuno dice, anche studiosi di grande spicco, che alla base di questa notizia ci deve essere Svetonio, il quale scrisse un'opera De Poetis, però è un autoschediasmo, perché noi non sappiamo che cosa Svetonio ha scritto su Lucrezio nel De Poetis, sempre ammesso che avesse dedicato, cosa probabile ma non sicurissima, una trattazione anche a lui. Poi aggiungiamo un altro elemento che aiuta a capire come si cammini sul vuoto quando si cerca di ricostruire notizie biografiche su Lucrezio, e cioè il fatto che un grammatico tardivo, no? Elio Donato, il maestro di grammatica di Girolamo, quindi siamo appunto nel IV secolo d.C., nella vita di Virgilio, che è ben conservata, diceva una cosa strampalata, diceva che Lucrezio era morto nello stesso giorno in cui Virgilio assunse la toga virile. La toga virile, che indica il passaggio dall'adolescenza alla maturità, diciamo, virilità se vi piace, si assume a 17 anni. Allora, Lucrezio, dice Donato, è morto nel giorno in cui Virgilio assume la toga virile, e la assunse quando erano consoli gli stessi che lo erano quando lui, Virgilio, era nato. Virgilio è nato nel 70, i consoli sono Pompeo e Crasso, i quali sono consoli da capo 15 anni dopo, nel 55.
E quindi non ci sono 17 anni tra la nascita e l'assunzione della toga virile. Quindi è un pasticcio, un'informazione fragile che si disintegra e che è fondata, anche poi ridicola l'idea che proprio in quel giorno Lucrezio viene meno, fondata sostanzialmente sul nobile, nobilissimo concetto tipicamente letterario dell'antichità, no? La traditio lampadis, cioè il fatto che un autore in un determinato genere letterario il primato passa da uno all'altro, dalle mani dell'uno, la lampada metaforica, dalle mani dell'uno alle mani dell'altro. Quindi muore Lucrezio, Virgilio diventa un adulto e quindi è quasi il suo erede. Erede lo è, ma certamente, l'abbiamo detto, per mille motivi, compresi i suoi sentimenti più reconditi sul piano filosofico, ma quella connessione biografica non sta in piedi. Altra prova del fatto che già grammatici come Elio Donato non sapevano niente di concreto. Ci sono altre domande? Pare evidente una affinità tra il clima ambiguo e paradossale della politica romana della seconda metà del primo secolo e il presente. Presente vuol dire il ventunesimo secolo in atto, suppongo. Disinvoltura, trasformismi, brogli, tutto fa pensare a un'umanità comunemente iniqua. E questo sembra scritto da Lucrezio, questo pensiero. Cioè, l'autore di questa domanda, alla quale voglio volentieri rispondere, è persona molto matura e lievemente pessimistica. Però io sono portato a schierarmi con lui, magari un po' sfumando il pensiero, e cioè direi che mi colpisce molto e mi ribadisce in certe mie convinzioni il fatto che un giovanissimo percepisca già la nostra attuale vita, condotta politica, lotta politica, come un luogo nel quale domina l'affarismo, la corruzione, il compromesso. In realtà è vero, e lo è perché purtroppo i sistemi politici, diciamo così, fondati sul principio elettorale, che è un principio importantissimo, che ha una lunga storia, prima o poi degenerano nella interpretazione mercantile del contratto politico. Una volta fu un notevole personaggio della nostra scena culturale, Norberto Bobbio, che insegnava filosofia del diritto, ed era, è stato una coscienza critica. Diceva sostanzialmente, io faccio un breve riassunto, che se si entra nell'ordine di idee che il mercato nel senso economico della parola, è un valore assoluto, e questo lo pensano i liberisti, no? Il mercato, il sacro mercato, e allora non dobbiamo stupirci che esso abbia invaso anche il campo della politica. La politica, la conquista del consenso, la conquista delle cariche pubbliche, eccetera, diventa anch'esso, diceva Bobbio, parte di un colossale mercato. E io soggiungerei che nella storia dei sistemi parlamentari, che conosciamo ormai bene, abbastanza bene, il secolo XIX e il secolo XX, perlomeno nei paesi europei e anche fuori dell'Europa, ma in Europa in particolare, sono stati entrambi caratterizzati dal prevalere, con varie limitazioni, con varie eccezioni, del principio elettorale, no? Parlamentare elettivo. E ci sono stati periodi di grande degenerazione, no? Pensate per esempio alla prima generazione post-unitaria dopo la morte di Cavour, la generazione di D'Azeglio, grandi figure sul piano etico, oltre che di capacità politica, e invece poi dopo qualche decennio il compromesso, il trasformismo,
il mercato parlamentare, no? Contro cui si scaglia la critica di fine secolo, no? La fine dell'Ottocento, gli anni 90 dell'Ottocento, sono caratterizzati proprio da una critica sempre più forte della degenerazione del sistema parlamentare. Pensate, un grande storico italiano che si chiamava Gaetano Salvemini definì Giolitti il ministro della malavita, nel senso che nel meridione d'Italia il partito giolittiano, chiamiamolo così, le clientele facenti capo a Giolitti, di fatto conseguivano il risultato di portare in Parlamento Tizio Caio con l'aiuto della malavita, e perciò il ministro della malavita, degenerazione del sistema elettorale. Ma se vogliamo, anche in grandi paesi complicati e inquietanti come gli Stati Uniti d'America, dopo che John Kennedy fu eletto, per un soffio diventò presidente degli Stati Uniti, e venne fuori tutto l'aiuto che gli aveva dato la mafia italiana, no? Gincana ed altri sono stati tra i suoi grandi elettori nell'acquisto, nella compravendita del voto, che è una cosa squallida. Ma ho portato l'esempio dell'America 1960, quando Kennedy fu eletto presidente, che 60 anni dopo Giolitti. Ma potremmo dire nel nostro presente, no? Dopo la generazione successiva alla fine del fascismo, personale politico di grande livello in Italia, no? Direi in tutti gli schieramenti, non soltanto in questo o quello, i nomi sono noti e sono entrati nella storia, ma dopo un certo numero di decenni il meccanismo della corruzione elettorale è diventato endemico, per cui comuni che vengono chiusi per mafia, per infiltrazioni mafiose, per il modo in cui la compravendita del voto ha portato Tizio a fare il sindaco e Caio a fare il parlamentare, il che crea disgusto. Allora, qual è la morale che se ne cava? Che quel meccanismo è al tempo stesso insostituibile, non è stato ancora inventato un altro sistema per produrre personale politico, però al tempo stesso è fragile, cioè è continuamente esposto alla decadenza in senso etico. Un notevole pensatore americano che si chiamava John Dewey ebbe a dire e scrivere più volte che la democrazia come tale è un meccanismo delicato che può vivere soltanto se alimentato costantemente da un'educazione di massa. Cioè è il processo educativo che tiene in piedi, fa funzionare in maniera non deviante la democrazia. E però è più facile a dirsi che poi a realizzarsi. Ecco. Quindi bravo questo studente che ha istituito questo paragone attraverso i millenni. Vedo poi un'altra domanda altrettanto impegnativa. Provando ad attualizzare Polibio, oggi cosa ritiene possa avere preso il posto della superstizione come mezzo di controllo delle masse? Potrei cavarmela molto in breve, ma accetterete questa mia risposta brevissima come una forma di brachilogia solo in parte scherzosa. Umberto Eco, del quale si parla sempre meno, invece meriterebbe se ne parlasse un po' di più. Uomo acutissimo, grande studioso del meccanismo della comunicazione di massa, ebbe una volta a dire e a scrivere che nel nostro presente, dominato da strumenti come per esempio la televisione, no? Che meccanismo pervasivo, lui ebbe a dire una frase felicissima che ogni tanto mi piace ripetere, che cioè il vero telegiornale non è il telegiornale, ma è la pubblicità. Se voi considerate lo spazio colossale che in tutte le reti televisive del mondo, quelle italiane sono una piccolissima parte, lo spazio che detiene la pubblicità, cioè la propaganda per le merci, in favore di alcune merci, per incrementare la vendita di quelle merci e quindi gli affari di coloro che quelle merci producono, e vi rendete conto che la nuova religione è quella ed è seduttiva. Basta dire da oggi
la Lombardia non è una zona rossa ma è arancione, immediatamente si scatena una corsa agli acquisti, perché per la dea merce. La merce è la vera dea del mondo capitalistico. E quindi altro che la Deisidaimonia, il Tartaro, Sisifo poveretto che porta su e giù il sasso, il timore di andare nell'Ade e avere quel trattamento un po' fastidioso. Adesso c'è una religione fortissima, la religione della merce, del mercato. Quindi abbiamo rare voci che si levano per contestarla, una delle quali è una voce interessante che viene spesso silenziata, ed è quella dell'attuale pontefice, il quale qualche giorno fa ebbe a dire: si avvicinano le feste natalizie, eccetera, non dovete chiedervi che cosa vado a comprare, ma che cosa posso fare per qualche un altro. Ecco, però questa voce è stata messa nella sordina perché contrasta contro la religione della merce. Non ce ne sono altre. Magari scrivo, no, ecco qua. La leggo? Sì, sì. Allora, come si spiega la contraddizione tra l'inno a Venere e la concezione filosofica di Lucrezio sulla religione? Sì, la domanda è una domanda classica, questa è giusto farla quando si ha tra mano Lucrezio. Io un pochino ho cercato di prevenire questa domanda dicendo che Venere è una grande metafora del proemio, no? Il fatto che il proemio riguardi natura rerum, natura viene dal verbo nascor, nascitur, come nascono le res, cioè gli atomi che danno vita nel loro aggregarsi a tutti gli aspetti dell'esistenza, anima inclusa, no? L'anima è fatta di atomi e quindi si disperde con la morte. Insomma, sappiamo bene quali sono i fondamenti dell'atomismo democriteo, eccetera. Quindi la nascita, il nascere di tutto l'esistente, ha nella forza generatrice un punto di partenza fondamentale, no? Il finale del libro quarto del poema è dedicato ad una analisi, direi scientifica, molto realistica del procedimento della generazione, dell'amore in quanto veicolo della generazione degli esseri umani. Ci sono molti, molti versi che hanno influenzato, fra l'altro, anche tanta poesia amorosa successiva, sia in lingua latina che in altre lingue. E allora si capisce meglio perché questo collocare Venere al principio, ben sapendo sia il poeta che utilizza questa immagine, sia i suoi lettori, che si sta parlando al tempo stesso di una divinità tradizionale, viene invitata a tener calmo Marte, no? Seducendolo, no? Marte ha sempre avuto un debole per Venere, e così Marte non produce guerre, no? Quindi si parla di questa dea in senso molto tradizionale, come si potrebbe leggere, non so, nell'Iliade, no? Dove gli dei sono praticamente degli esseri umani un po' più grandi, un po' più nervosi, un po' più potenti, e invece poi il valore metaforico di questa dea che rappresenta la generazione, quindi il nascere delle cose. Non c'è quindi una vera contraddizione, e poi probabilmente è quasi inevitabile che un poema epico, epico-scientifico nella fattispecie, si apra con una invocazione, no? Se voi pensate ai poemi epici di cui abbiamo una minima parte, ma insomma quelli che abbiamo già ci aiutano a capire, hanno questo luogo obbligato della invocazione iniziale ad una divinità. Ma insomma, allo stesso titolo si potrebbe dire: perché Dante nel Purgatorio si rivolge alle sante muse, o sante muse, poiché vostro sono?
Dante è cristianissimo, come può parlare delle muse come sante? Ma è evidente che è una metafora letteraria. Sì, la domanda, anche questa molto giusta, la cosiddetta congiura del silenzio intorno a Lucrezio è il frutto di una direttiva che viene dall'alto o una iniziativa, una sorta di autocensura, potremmo dire, da parte degli autori, di quei pochi autori che conosciamo. Il più spericolato, l'unico che nomini Lucrezio, è uno che è finito male, il povero Ovidio, no? Che scrive che la fama di Lucrezio cesserà quando cesserà il mondo, e lui nelle Metamorfosi in certo senso è emulo di Lucrezio, ed è un irregolare, è un signore che o per ingenuità o per altre ragioni ha fatto errori tali, politici, comportamentali, da procurargli un esilio mortale dal quale non è stato mai richiamato. Quindi al silenzio di Orazio, che pure è epicureo convinto, di Virgilio, di altri, di Tibullo, cioè di tutta questa intelligenza augustea intorno a Lucrezio, è un silenzio diciamo pesante, un silenzio che grida la propria natura di scelta conformistica. Perché è avvenuto questo? La domanda è bella perché mette insieme due fenomeni che sono veri tutti e due. Sicuramente c'è una direttiva augustea. La direttiva augustea la vediamo classicamente nella Rapacis, no? La Rapacis è con il fregio nella famiglia di Augusto, lui il pontefice massimo con la toga sulla testa, e poi le persone del suo entourage familiare che tanto tanto virtuose non erano, ma lì sembrano preda a una pietas religiosa particolarmente accentuata. E Augusto è colui che ha instaurato, per ragioni strettamente politiche, la cosiddetta restaurazione morale del mondo romano. Individualmente egli tutt'altro che persona di specchiata virtù, se si legge Svetonio, la vita di Svetonio, sono delle lettere di Antonio a lui tremende sul piano proprio dei comportamenti personali. E non di meno, come uomo politico di grande capacità e di grande fortuna, lui ha imposto questo ripristino della religione tradizionale come elemento connotativo del politica occidentalistica, il primato dell'Italia contro l'Oriente rappresentato da Cleopatra, eccetera. E versi come quelli di Lucrezio nel quinto libro, che deride la pietas religiosa, questo lui dice fare le riverenze a un sasso, cioè alle statue degli dei, è un modo di esprimersi inaccettabile nel clima della restaurazione augustea, è evidente. Quindi c'è una direttiva, ma c'è il servilismo degli intellettuali che non si tradiscono mai e quindi spontaneamente si autocensurano, no? Come fanno anche oggi tantissimi. Lucrezio, primo dei contrattualisti, è la domanda che leggo ora, perché? Perché negando l'esistenza del potere, o meglio, più che negando l'esistenza, dice che il potere è vuoto, cioè c'è ma non datur unquam, cioè chi lo possiede ha in mano un fantasma. È chiaro che è un'espressione molto polemica e controcorrente. Questa visione, dice l'interrogante che mi sta ponendo la domanda, sull'idea del potere vive la classe dirigente romana, dunque Lucrezio è definibile contrattualista. Direi di no, direi invece che a suo modo può essere definito un
portatore di un pensiero utopistico. Perché? Voi sapete certamente che l'utopia nel mondo antico propugna un impossibile ritorno all'età dell'oro, cioè un'epoca mitizzata, se ne trova traccia nella poesia, per esempio in Esiodo, nella quale non è necessario il lavoro, perché il lavoro è una condanna, una fatica, tant'è vero che nelle società schiavistiche per lo più viene rifilato agli schiavi, che sono masse sterminate. Quindi nell'utopia dell'età dell'oro non c'è il lavoro e la ricchezza nasce spontaneamente, ma è una ricchezza elementare, cioè il cibo che viene fuori dagli alberi, dalle piante. È chiaro che è un mito, il mito appunto dell'età dell'oro. L'utopia antica, come dire, si compiace di immaginare un ritorno, forse ritenuto impossibile, a tale stato primordiale. Invece l'utopia lucreziana ha a che fare con un pensiero molto preciso, cioè con quello che si intravede anche in certi cenni di Epicuro e, se vogliamo, anche in certi esponenti del pensiero stoico, quindi un pensiero ben lontano dall'epicureismo, e cioè un ritorno a quella che Lucrezio, sempre nel libro quinto, chiama la vita prior, una condizione esistenziale che non è quella dell'età dell'oro in cui gli alberi ci danno da mangiare senza che noi ci scomodiamo a occuparci o a coltivarli. No, la vita prior è caratterizzata dalla frugalità, cioè il poter vivere di poco, tutti quanti, ma di poco. Quindi è una utopia realistica, potremmo dire, quella che oggi alcuni sociologi chiamano la decrescita felice, no? Cioè il fatto che lo sviluppo tecnologico e lo sviluppo smisurato e diseguale della ricchezza ha portato a contraddizioni sociali spaventose, a inquinamento dell'ambiente quasi irreparabile, quindi un disastro, la progressione indefinita, lo sprigionarsi indefinito delle forze produttive e del profitto. Invece la decrescita felice vuol dire alt, fermiamo questo processo insensato, cosa difficilissima da attuare naturalmente. Quindi Lucrezio, nel momento in cui deride la vacuità del potere che i politici romani inseguono anche con mezzi criminali, non ha in serbo un'idea utopistica, generica, l'età dell'oro, ha in serbo un'alternativa che è prefigurata in certo senso dal meccanismo del kepos, il famoso giardino, il kepos dove Epicuro insegna e dialoga con i suoi amici, la filia, l'amicizia è un cardine del pensiero epicureo, perché prefigura una piccola realtà separata da quella circostante. Quello che nell'Ottocento, per esempio, il grande Fourier concepì quando inventò i falansteri, no? Tentarono anche i seguaci di Fourier di creare in concreto i falansteri, cioè delle comunità autosufficienti in alcune parti del Nord America, ed ebbero una qualche vitalità per qualche tempo, quello che viene chiamato socialismo utopistico, no? Che tanto poi utopistico non è, nel senso che sono esperimenti praticabili la cui durata è affidata alle capacità dei singoli. Quindi questa è, direi, la possibile connotazione del rifiuto epicureo lucreziano del potere. Masse, dunque, leggo le domande così poi le affrontiamo. Masse sciocche, sconsiderate, terrorizzabili è un'idea discutibile dell'intelligenza e della capacità di fare politica dei cittadini identificati negativamente come massa. È inaccettabile, ma forse realistico. Che ne pensa? Beh, sì, in fondo abbiamo tentato di dare un po' di chiarimenti su questo punto quando c'è stata la domanda qual è la superstizione del tempo nostro. Io mi sono permesso di segnalare due cose. Da una parte la religione della merce che corrompe, però ha un
grandissima forza pervasiva, e per l'altro la necessità, in nome di John Dewey, per fare un grande nome, di connettere strettamente democrazia ed educazione, no? Se viene meno questa forza straordinaria del processo educativo permanente, la democrazia comincia a deperire. Per cui parlare di masse sconsiderate, eccetera, non è elitismo disprezzante, no, è una dolorosa constatazione di quel che accade se prevalgono queste forze negative e corruttrici. Come dire, un campo sterminato per una politica sana. L'altra domanda: nel poema di Lucrezio viene esaltato solo il pensiero epicureo per tutti i sei libri o sono trattati anche altri argomenti che contrastano in qualche modo con questo pensiero? Beh, nel primo libro c'è una rassegna delle altre vedute filosofiche intorno agli elementi costitutivi della natura, no? Perché per Democrito ed Epicuro sono gli atomi, per Anassagora sono le omeomerie, che è una concezione, se vogliamo, più sofisticata, ma non tanto lontana da quella atomistica. In certo senso il primo libro, che è il più scolastico, diciamo così, del poema, si apre esattamente con il proposito di dar conto degli altri pensieri perifusios, no, sulla natura. E in certo senso, non so se questo sia azzardato dirlo, ma se uno pensa al primo libro, cosiddetto Alfa Piccolo, della metafisica di Aristotele, Aristotele, prima di esprimere le sue vedute sull'essere, per il tu ontos, fa una rassegna dei pensieri prima di lui intorno all'essere, no? Questo soggetto astratto e concreto al tempo stesso della riflessione metafisica. Quindi direi che Lucrezio in questo è stato molto allineato con una procedura tipica delle scuole filosofiche. Questo non ci deve stupire, perché nel mondo romano, nel primo secolo avanti Cristo in particolare, come si capisce anche dall'attività instancabile di Cicerone, no, come divulgatore del pensiero greco, quel modello viene praticato, imitato, ripreso, no? Cicerone scrive un De Repubblica e un De Legibus avendo in mente Platone, Politeia e Nomoi, no? Addirittura ne riproduce l'intitolazione, che è una forma allusiva molto chiara. Quindi che Lucrezio abbia in mente come Aristotele ha organizzato l'esposizione mi sembra del tutto probabile. Quindi c'è stato da parte sua, certo, espone il pensiero degli altri in modo critico, perché è profondamente convinto della giustezza del suo pensiero filosofico.